Sì, del Diario Motore, Diario del Web, siamo a cena con dei nostri amici, amici anche delle moto, Paolo Lorenzi, Carlo Canzano, che è firma storica della Gazzetta. Firma storica. Davide Camiccioli e Loris Reggiani. Coppia indissolubile. Una coppia indissolubile. Ma perché? Perché vedi solo otto, però va bene. Allora, ragazzi, siamo qua a cena, è passata una giornata storica oggi, direi, no? Cioè, due italiani con una moto italiana, finalmente a Ducati. Ma un italiano incazzato. Io da forlivese, abitante in via Brugnolo, sono abbastanza incazzato, se devo essere poteva, perché poteva perché vincere. Dove se gli dava un po' più di gas a metà gara, forse poteva indurre Iannone a consumare di più la gomma morbida e magari alla fine fregarlo. Poteva, avrebbe potuto forse. Comunque erano sempre due Ducati. Sì, due Ducati davanti, due italiani sopra. Una roba mega galattica. Magari ce ne fossero di e queste giornate. E a chi giornate. Dice che Iannone guidava solo d'istinto, che insomma non ragionava, oggi ha ragionato, ha fatto la scelta migliore, è andato controcorrente, non ha dato ascolto agli uomini della Michelin, ha fatto un regalo ai ducatisti, agli amanti della moto e a Belen. E a Belen, cioè, una grande come direbbe Perotto, Belen ha fatto un bel regalo a lui, sì. Belin Belen ha dimostrato che non porta sfortuna. No, assolutamente, Belin Belen. Carlo Canzano. Io pensavo che Belin fosse il fratello di Belen che è venuto no, con no, lei. Belin è che ha letto un altro. No, beh, quello è il soprannome, lo sappiamo. No, bellissima giornata perché finalmente ha vinto la Ducati. Devo dire che se non avesse vinto qui probabilmente sarebbero sprofondati in una crisi depressiva. Sono passati sei anni quasi. Sì, certo, hanno avuto anche tante occasioni in mezzo e io invece penso che addirittura adesso potranno essere galvanizzati e andare a Brno con più speranze di quanto non avrebbero avute in caso di insuccesso. Però questa è una giornata molto particolare, oltre che storica, particolare perché la pista era particolare, c'erano le condizioni migliori perché la Ducati si imponesse. Tanto è vero che Stoner non a caso si era scelta questa occasione per cercare di fare la sua, tra virgolette, sceneggiata, cioè arrivare, vincere e dire ragazzi, il vecchietto torna dopo tre anni. Vuoi che ti dica una cosa? Sono contento che abbia vinto un altro con la Ducati. È giusto, mi spiace per Dovizioso perché è quello che ci ha creduto per primo e ha anche pagato molto di più lo scotto di una situazione complicata come era quando è arrivato lui, molto poco chiara, è arrivato prima di Dall'Igna, che è quell'uomo che ha rimesso a posto parecchie cose, direi tutto. Vado un attimo da Paolo Lorenzi, che parliamo anche di Valentino, della Yamaha, insomma, Paolo, niente, oggi invece la Yamaha più vicina, però non abbastanza. Allora diciamo che siamo contenti fino a un certo punto, cioè siamo molto contenti perché ha vinto la Ducati, perché ha vinto un pilota italiano, però su quel podio tra italiani oggi ci stavano, dai. Cioè, sarebbe stato bello, clima olimpico. Abbiamo fatto un po' la gola dopo le prove, quindi Valentino è arrivato quarto, ha fatto una gara un po' opaca, un po' anonima. Lorenzo si è ritrovato. Lorenzo si è ripreso, ma questo non ci sorprende più, perché a volte si riprende, a volte va bene, a volte va male, non capire. Ma soprattutto bene. È un po' meteoropatico. Forse sì, Marquez ha difeso, ha salvato Marquez tutto il salvabile. È andata benissimo, tutto sommato, perché dopo l'incidente di ieri, tutto sommato il quinto posto non era di più di quello che poteva ottenere, ma gli altri non hanno vinto, non hanno fatto punti, non li hanno portato via molto, quindi il campionato sta sempre lì davanti, alla fine non c'è perso niente. No, è andata bene, allora, vabbè, una bella gara, un bel circuito, tanta gente e poi c'è stata anche, diciamo, la prima vittoria, il primo podio di Joan Mir, un esordiente della Moto3. Prodotto interessante, i prodotti interessanti quelli del CEP. Mir è quello che l'anno scorso ha duellato con Bulega ed è uscito sconfitto, ma devo dire che ci hanno creduto gli italiani del team Leopard, perché lo hanno pizzicato con molto anticipo, diciamo. Ed è uno che potrà fare molto bene, molto sì, molto bene. Tra l'altro il team Leopard c'è anche nel CEV, quindi investe, crede molto infatti, in questa infatti cosa. Hanno visto lontano perché erano vicini. Perfetto, hai ragione. Ed eccoci qui ancora con Davide e Loris. No, coppia indissolubile. Morbidelli secondo e Zarco ancora primo nella Moto2.
Io parto da Zarco, dal vincitore, perché all'inizio stagione avevamo detto alla pancia piena, non riesce a essere più performante dopo la vittoria del mondiale, e invece ha dimostrato anche oggi di vincere con grande facilità e di meritare il passaggio a 26 anni in MotoGP. Difficilmente perderà il mondiale. È stato anche quello che ha pareggiato, diciamo, ha superato Christian Sarron come francese con più podi nella storia. Assolutamente. Sì, non è una cosa che ce ne frega più di tanto, no, diciamola. No. E invece no, a proposito di Morbidelli, ci aveva fatto sognare, cavoli, fino quasi alla fine della gara. Se n'era anche riuscito ad andare, Zarco sembrava non avere un po' di incertezza a superare gli altri, che magari addirittura dopo la caduta, dopo insomma il fatto che Rins non fosse tanto competitivo eccetera, pensavo che si potesse accontentare visto il vantaggio che aveva, invece alla fine, cavolo, ha messo la quarta, la quinta, la sesta, è andato a prendersi, purtroppo alla fine ha anche un po' squalificato il garone che aveva fatto Morbidelli fino a quel momento, perché è sembrato che a un certo punto se fossero tutti doppiati per come li superava facilmente, quindi ha un po' ridimensionato secondo me la grande gara di Franco, però poi si è ripreso alla grande all'ultimo giro quando ha fatto un gran sorpasso, ha regolato Luti e Rins alla fine. Va bene, domenica prossima c'è un altro Spielberg, quello sul castello sopra Brno, quel dove c'era Silvio Pellico, quindi ci sentiamo presto. Ciao a tutti, grazie ragazzi. Ciao ragazzi, scusate, ciao. Però siamo a tavola, siamo motociclisti. È arrivato da mangiare, Siamo motociclisti. Buon appetito, ciao.